La 12ª giornata del girone F di Serie D mette di fronte Nerostellati e Jesina. Pelini in cerca del primo successo stagionale, marchigiani arrivati al Barbati di Pescina per muovere ancora una classifica in linea con i programmi di una tranquilla salvezza. La squadra di Gianangeli parte senza timori reverenziali in un match impattato davvero male dai Nerostellati in svantaggio dopo appena 2 minuti, quando Pierandrei supera Parente con un colpo di testa che sblocca il punteggio. Stellati all'angolo come un pugile suonato e Jesina che legittima il vantaggio sfiorando il raddoppio, prima con il tentativo di Cameruccio disinnescato da Ponticelli e poi con un velenoso colpo di testa dell'attaccante Pierandrei. Al 18esimo sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con la stoccata di Magnanelli che si infrange contro la traversa della porta Peligna. Pallino del gioco nelle mani dei marchigiani che mantengono le giuste distanze tra i reparti, recuperando palloni in grande quantità e ripartendo con facilità verso l'area nerostellata. La squadra di Di Marzio è assente ingiustificata in una gara che per gli abruzzesi doveva essere l'occasione da cogliere per accorciare il distacco dalla zona playout. Solo timidi segnali dai Peligni, prima e Censori a non inquadrare lo specchio della porta ospite, poi e Isotti a concludere senza creare particolari problemi all'estremo difensore marchigiano. Nell'intervallo Cone rileva Puglielli nei nerostellati, colpiti ancora in apertura di ripresa, quando è il centrale difensivo Gremizzi a trasformare il penalty che vale il raddoppio per i Leoncelli. È sempre la Jesina a mantenere le redini del gioco. La conclusione di Margarita trova l'opposizione di Parente, che capitola però sul colpo di testa di Giorni per lo 0-3 che di fatto chiude il match. I nerostellati ci provano inutilmente con un calcio piazzato di Vitone. Nel finale è ancora la Jesina a cercare il gol con Margarita, prima dell'ultimo guizzo dei nerostellati che non riescono a trovare un gol che dall'altra parte viene di nuovo cercato dai marchigiani, che con pieno merito conquistano una vittoria praticamente mai in discussione e con la quale salgono a quota 17 punti. Delusione in casa nerostellati al termine di un match che rappresenta al meglio la classica situazione del vorrei ma non posso.